Se pensate che sia di vostro interesse acquistare nel prossimo futuro una city car dagli alti contenuti tecnologici, adatta per trasportare 4 persone e dalle dimensioni compattissime, questa è l'avventura che fa per voi. Si chiama Toyota IQ. Come dicevamo, il progetto della Toyota IQ è un progetto su cui Toyota punta moltissimo. Non a caso ha iniziato a studiarlo addirittura nel 2003, quindi quasi 10 anni fa. È delegato a un fattore denominato fattore J, che nel sollevante racchiude un po' il concept migliore per quanto riguarda lo stile e anche proprio il livello di tecnologia meccanica e di sicurezza applicata alla vettura. La vettura ha ovviamente come sua caratteristica principale le dimensioni. Siamo 1,5 cm sotto i 3 metri. Malgrado tutto questo, in realtà la vettura è omologata per 4 posti. E dopo andremo insieme a vedere se questi 4 posti omologati sono effettivamente al 100% sfruttabili. Tutta dunque la progettazione della Toyota IQ è stata focalizzata e centralizzata su quello che era l'ottenimento dell'abitabilità interna adatta per allocare 4 persone all'interno dell'abitacolo. Ma ci stanno veramente 4 persone nella Toyota IQ? La risposta in realtà è nì, perché se davanti passeggero e guidatore hanno tutto un ottimo spazio a disposizione, quasi addirittura simile a quello di una vettura di segmento superiore, sulle sedute posteriori esiste qualche problema. Esiste un problema se si vanno a posizionare 2 adulti, che fondamentalmente non possono trovare il giusto posizionamento e soprattutto il giusto comfort. Cosa che invece si riesce a ottenere se si hanno 2 persone di più bassa statura o 2 bambini o comunque una singola persona. Se però si utilizzano le sedute posteriori, si dice addio al bagagliaio. Soltanto 38 sono i litri dichiarati in quella configurazione da Toyota, che però abbattendo i sedili, che sono anche frazionabili 50-50, può diventare 238 litri, che a quel punto invece torna a essere un dimensionamento assolutamente in linea con una city car, anzi addirittura quasi anche in questo caso come una vettura di segmento superiore. Le prestazioni in una city car non sono di sicuro una determinante di acquisto, ma è giusto comunque analizzarle e parlarne. La nostra Toyota IQ sul mercato italiano è presente con 2 configurazioni di motore. Uno è un 3 cilindri 1000 da 68 cavalli e poi esiste una sua versione più potente da 99 cavalli 1013 cilindrate. 3 le tipologie di cambio, a 5 marce e a 6 marce manuale, e poi un cambio CVT che è esattamente quello che abbiamo oggi a disposizione nella nostra prova. La vettura ovviamente è molto parca nei consumi, addirittura si parla di meno di 4 litri per 100 km nell'uso extraurbano e soprattutto è bassissima a livello di emissioni di CO2. Siamo esattamente a 99 grammi per chilometro. Uno dei punti sicuramente non a favore della Toyota IQ è il suo prezzo, che come vedremo dopo, quando andremo fisicamente a verificarne quali sono i suoi reali valori, in realtà non è proprio da city car. Però va anche detto che il livello di soluzioni tecnologiche, soprattutto il livello di allestimento e di dotazione di serie, anche in termini di sicurezza attiva e passiva della vettura, sono veramente top. 4 sono gli allestimenti possibili sul mercato italiano. Abbiamo Trend, Soul, High ed Executive. E per gli ultimi 3, quindi escluso il Trend, è possibile associare anche un ulteriore pacchetto di dotazioni denominato Fashion Pocket. Soprattutto dal punto di vista della sicurezza attiva e passiva, la Toyota IQ rappresenta sicuramente un punto di riferimento nella categoria. Basti pensare ai 9 airbag di serie e comunque anche a una serie di dotazioni come il sistema di controllo di trazione, il sistema di controllo di stabilità, la ripartizione elettronica della frenata, i cerchi da 15, tutta una serie di accorgimenti e dispositivi molto utili in termini di sicurezza anche su una vettura city car. Sicuramente chi acquista una city car punta molto su una vettura che abbia bassi consumi e piccole dimensioni, e in questo caso qui Toyota IQ soddisfa al 100% il potenziale acquirente. Un altro aspetto molto importante sono anche i costi di gestione e soprattutto il livello di garanzia che la casa offre per questa tipologia di vettura. In questo caso qui Toyota, anche per la IQ, garantisce la garanzia totale su 3 anni o su 100.000 km. A questo punto non vi resta che seguirmi nella prova su strada.
Siamo appena tornati dalla nostra prova su strada della Toyota IQ e dobbiamo dire che come city car è veramente una vettura azzeccata, sia per le dimensioni, contenutissime, che permettono di svicolare e di parcheggiare pressoché ovunque, ma anche dal punto di vista prestazionale, perché la vettura comunque, anche grazie ai soli 68 cavalli, che come dicevamo possono essere anche aumentati a 99 con il propulsore 1003, in realtà sono perfetti per quello che è un uso cittadino. Il suo spunto da ferma ai semafori è ottimale e soprattutto in generale ci è piaciuta molto l'abitabilità interna, perché è vero che quattro persone vere, tra virgolette, non riescono a stare dentro l'IQ, ma due o addirittura il singolo guidatore sicuramente trova un'ottima abitabilità all'interno della vettura. Per quanto riguarda il cruscotto è tutto minimal, ma tutto funzionante e funzionale. Ci è piaciuto molto ad esempio il piccolo joystick che gestisce praticamente quelle poche ma utili funzioni della radio e in generale comunque la plancia nella sua semplicità dà chiaramente tutte le indicazioni necessarie nelle fasi di guida. Pur essendo di piccole dimensioni, sotto i 3 metri, la vettura soprattutto frontalmente in realtà ha un impatto visivo molto importante, quasi per certi versi mastodontico rispetto al resto delle proporzioni della vettura. E questa è forse la scelta stilistica che per certi versi può anche piacere di meno. In realtà però questo dimensionamento dà l'idea di solidità e la vettura è solida in tutti i termini, sia dal punto di vista costruttivo ma anche dal punto di vista dinamico. Perché la vettura infatti nelle sue fasi di guida, anche grazie al cerchio da 15, quindi all'ampia gommatura rispetto alla tipologia di vettura, garantisce sempre un ottimo feeling di guida e un ottimo livello di sicurezza attiva. Anche per quest'oggi siamo arrivati alla conclusione della nostra prova, ma prima di congedarci vogliamo dare il nostro giudizio finale sulla Toyota IQ. Beh, sicuramente lodevole il progetto e soprattutto anche il risultato finale, perché questa city car in meno di 3 metri ha tanta tecnologia, tanta sicurezza e addirittura tante prestazioni. Le cose leggermente più negative sono indubbiamente legate al prezzo, che parte da 12.100 euro ma arriva fino a quasi sfiorare i 17.000 euro, e soprattutto forse anche in una certa sproporzione estetica. È una questione di stile, una questione di gusti, però probabilmente questo frontale troppo imponente cozza un pochino col resto dello stile della vettura stessa. A noi comunque è piaciuto molto soprattutto dal punto di vista dinamico questo prodotto, perché è sicuro, come dicevamo, ottime prestazioni, consente di consumare poco e di inquinare ancora meno, e questo è sicuramente un valore aggiunto per quello che è il mercato del futuro dell'automobile. Quindi complessivamente promossa, si poteva fare sicuramente qualcosa di meglio dal punto di vista stilistico e bisognerebbe ritoccare un po' anche il prezzo.